C'era una volta un bosco dove viveva un pipistrello. Egli amava svolazzare su e giù, nutrendosi di piccoli insetti e cercando di schivare gli ostacoli. Una sera, però, distratto, andò a sbattere contro il tronco di un albero e cadde a terra. Una donnola, che passava di lì, lo vide ed immediatamente lo azzannò. Mentre questa stava per ucciderlo, il pipistrello disse: «Ti prego, non farlo!» «Perché mai non dovrei?» rispose la donnola. «Io odio gli uccelli!» «Guarda che io non sono un uccello!» ribatté il pipistrello. «Io sono un topo!» La donnola si fece convincere, lo liberò ed il pipistrello se ne andò via leccandosi le ferite. Passò un po' di tempo e l'episodio si ripeté. Il pipistrello cadde ed un'altra donnola lo prese. Prontamente il pipistrello la supplicò di non mangiarlo, ma la donnola rispose: «Perché non dovrei? Io odio i topi!» Subito il pipistrello disse: «Guarda che io non sono un topo, ma un uccello!» Il pipistrello fu convincente anche questa volta ed ebbe salva la vita. Andò via tirando un sospiro di sollievo e ripromettendosi che d'ora in avanti sarebbe stato più attento. Che cosa vuole insegnarci Esopo con questa favola? Che non bisogna ricorrere sempre agli stessi espedienti, ma occorre adattarli alle diverse circostanze. Se ti è piaciuto, lascia un grande like ed un commento. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.